Ciao bimbe. Ciao. Senti Vane, avrei bisogno un attimino del tuo telefono, posso prenderlo? Sì, perché? Ho bisogno di fare una cosa, anzi no, venite con me un attimo, perché non vi ho ancora fatto vedere una cosa importantissima. Potete venire con me un secondo, poi continuate? Ok. Allora bimbe, non so se ve ne siete accorte, ma probabilmente sì, ma non mi avete fatto alcuna domanda. In casa abbiamo un nuovo amico, è un nuovo aspira lava pavimenti e si chiama Yedi. Allora, mi sono permessa Vanessa di scaricare l'applicazione sul tuo telefono. Ho già collegato il robottino. Le impostazioni di questa applicazione sono fantastiche, ti spiego perché. Perché adesso Yedi per la prima volta avrà soltanto la scopa per aspirare, perché per la prima volta, come ho già detto, deve soltanto mappare casa. Non possiamo mettere gli stracci per lavare. Questi due tamponi sono a pressione verso il basso in maniera tale che gli stracci aderiscono perfettamente al pavimento e lavorano e agiscono in maniera eccellente, andando a lavare anche le macchie più ostinate, ok? Yedi Vanessa ha una fortissima aspirazione, arriva fino a 2500 PA. Adesso faremo partire Yedi per la mappatura di casa, ok? Basta un click e Yedi parte. Ok, ora lui identifica tutti i pavimenti di casa e li mappa sull'applicazione. Vedete, lui appena trova un ostacolo torna indietro. Quando metteremo gli stracci a Yedi per il lavaggio del pavimento, dobbiamo prima di tutto riempire il serbatoio dell'acqua, che contiene fino a 3 litri di acqua e mezzo. Qui ci sarà l'acqua pulita, mentre qui ci sarà l'acqua sporca. Ma come Yedi recupera l'acqua sporca? C'è un lavaggio all'interno di questa stazione che è una vera e propria lavatrice delle spazzole. Che risucchia l'acqua sporca. Sì, esatto. Vogliamo far vedere subito come funziona senza il robottino? Allora, Vanessa, devi prendere il serbatoio che ti ho fatto vedere dell'acqua pulita e lo andiamo a riempire d'acqua, ok? Ok, riempiamolo d'acqua fino al livello massimo. Ok, mettiamo il serbatoio al suo posto e adesso cosa succede? Vi faccio vedere una cosa. Guardate, basta schiacciare questo pulsante e vi mostrerà cosa avviene durante il lavaggio dei mocio. Intanto lui dice che è in avvio la pulizia autonoma. Come potrete vedere, sta scaricando dell'acqua. In questo momento Yedi non c'è, ok? Ma se ci fosse Yedi, i suoi mocio a contatto con l'acqua verrebbero lavati. Giusto, Vane? Dopo cosa succede? Una volta che i mocio vengono lavati, li rasucchia. Risucchia l'acqua. Ok, adesso Yedi ha i suoi mocio puliti e l'acqua, non so se si vede, è stata risucchiata completamente dalla stazione. Allora Vanessa, Yedi ha concluso la mappatura di casa ed eccola qua, la vedi? Noi l'abbiamo anche etichettata perché si possono anche indicare le stanze, quindi abbiamo detto che questo è il bagno, questa è la cucina e dove c'è la stazione, che è questo puntino verde, c'è lui e quindi per noi è la sala, d'accordo? Facciamo vedere intanto la polvere che Yedi ha raccolto, i due serbatoi, riempiamo il serbatoio dell'acqua e mettiamo i mocio su Yedi e si parte con la pulizia. Abbiamo il primo serbatoio, che è quello dell'aspirazione, giusto? Lo estraiamo il serbatoio della polvere, lo apriamo e lo svuotiamo, ok? La vedi tutta questa polvere sui filtri di aspirazione? Questa la togliamo, guarda, lo vedi? La togliamo con lo spazzolino in maniera molto semplice. Puliamo bene 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 questi filtri. Adesso invece cosa faremo? Andremo a riempire d'acqua il serbatoio, appunto, dell'acqua per fare iniziare il lavaggio a Yedi. Si apre il tappino e si apre l'acqua e si riempie. Ah, proprio così? Proprio così, esattamente così. Poi se volete aggiungere del detersivo lo potete fare. Ok Vanessa, abbiamo riempito l'acqua, vedete che c'è l'acqua dentro. Andiamo a mettere il serbatoio dentro Yedi. Rimettiamo il serbatoio e finalmente possiamo applicare le due spazzole. Bravissima! Ho lavorato alla modalità di aspirazione e lavaggio.
Ah. Ok, Piedi ha questi due pistoni rotanti che si girano e si schiacciano e arrivano ad aderire perfettamente al pavimento. Allora Vanessa, dall'applicazione puoi vedere che si può programmare la pulizia, quindi aggiungendo dal più un orario facciamo una pulizia automatica o una pulizia aria. Io farei la pulizia automatica, puliamo tutta la casa. Adesso sono le 15.08 e io fra due minuti lo faccio partire. 15.010, si vede? Sì. Ok, salviamo. Presa della pulizia. Avete visto che all'orario indicato nel programma lui è partito? Vedete che il pavimento è bagnato? Adesso Iedi laverà tutta la nostra casina. Ok ragazzi, sono passati 10 minuti da quando Iedi ha iniziato il lavaggio e sta tornando in stazione per la pulizia autonoma. Iedi è pronto per essere lavato. Adesso la stazione diventa una lavatrice, sentite? L'acqua sta scendendo, quella che abbiamo visto in precedenza, e adesso è partito il lavaggio dei mocio. Non è fantastico? Ci volevo farti vedere una cosa, che mentre voi siete in piscina a giocare, Iedi sta lavorando. Guarda, Iedi è questo puntino, lo vedi? Lo vedi? Quindi lui adesso è in cucina, ha già fatto il bagno e ha già fatto tutta la sala. Guarda com'è pulita. La sala è pulitissima e anche il bagnetto. Guarda Anastasia, guarda come pulisce le macchie di ketchup. Hai visto? Eh? Allora bambine, state facendo merenda? Vi siete divertite? Eh? Che bel ghiacciolo. Dove l'avete preso tanto per iniziare? Giù in taverna? No. Ce l'abbiamo noi, ghiaccioli alla fragola? Sì, non ce ne sono più, ci sono quelli alla Coca-Cola, al limone e all'arancia. Ma erano nel congelatore? L'altro giorno lo cercavo per la nonna e non c'era. Gli hanno dato uno all'arancia, ho già morsicato, sembrava. Non so neanche come poteva essere così. Sì. Comunque, ascoltatemi bene. Quando verrete dentro, mi raccomando, non dovete assolutamente sporcare, perché la casa è super pulita e vi devo mostrare una cosa, ok? Il serbatoio dell'acqua sporca. Va bene? Eh? Finite il ghiacciolo insieme alle vostre amiche e poi dentro, perché è quasi ora di cena, non sembra dal cielo splendido che c'è, però sì. La bimba e il robottino ha smesso di lavorare. Vanessa, apri la stazione. Ti ricordi che c'era il serbatoio dell'acqua pulita e questo è il serbatoio dell'acqua sporca. Vediamo un po' se c'è dell'acqua sporca. Hai visto quanta acqua sporca abbiamo fatto? Eh? E lui l'ha raccolta tutta nel suo serbatoio, adesso l'abbiamo buttata. Ti sei fatta veramente un super regalo. Sì, in effetti mi sono fatto un bel regalo, però diciamo che è anche utile a voi questo robottino, vero? Perché sì, avrete meno lavoro da fare e vi potete permettere di sporcare la casa un pochino di più, giusto? Sì. Ragazzi, ma anche vostra mamma ha un robottino del genere. Se non l'avete e volete acquistarlo, guardate giù il link in descrizione e applicando il coupon avrete lo sconto di 120 euro. Ma quindi cosa aspettate? Regalatelo a vostra mamma per il compleanno, per Natale o per altre feste. Ragazzi, ma tanto è anche utile per voi, così se sporcate casa ci pensa lui. Il video è finito, allora iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Salutiamo Leila di Novara, i 7 anni. Ciao! Ciao.